Eccoci qua, bentornati o benvenuti su Atleta TV e benvenuti soprattutto per questa seconda puntata di Futsal Arena, format che chi è stato più attento la scorsa settimana è il nostro format dedicato al mondo del futsal, al mondo del calcio a 5 e non sono io l'unico. Che vi porterà, che vi condurrà nella scoperta di questo mondo, ma soprattutto al mio fianco, o meglio, io sono al fianco suo No, vabbè, perché non esageriamo. è lui l'esperto di futsal, Marco Di Cola della redazione di AtletaNews.sport. Grazie, grazie della presentazione da esperto. Vabbè, insomma, Diamo diamo a al Cesare Cesare. quel che è di Cesare, dici. Indubbiamente. Poi io mi metto sempre all'angoletto perché è meglio sempre far parlare chi ne sa più di noi. E E questo è giustissimo. questo è il principio da cui siamo partiti anche nell'organizzare questa puntata, che sarà sicuramente piena di tante notizie, tanti approfondimenti e tante cose che andremo a scoprire del mondo del futsal, a partire dall'intervista al CT Massimiliano Bellarte, che tu oltretutto conosci già, hai già Sì, intervistato. ho già intervistato, siamo molto contenti di averlo con noi perché sicuramente ci darà spunti, indicazioni e curiosità, diciamo, legate al mondo del futsal, anche perché comunque parliamo del CT di una nazionale, quindi chi più di lui può dirci e può svelarci anche un po' di segreti. Sicuramente non ci svelerà nessun segreto perché sennò. Perché sennò farebbe Esatto, sennò ci poco sono bene il suo lavoro, ma uffici stampa di tutte le nazionali qui pronti a sentirci, però no, beh, a parte gli scherzi, siamo qui, lo aspettiamo e siamo molto contenti appunto di averlo con noi. oltretutto lo avremo con noi nella settimana post Mondiale. mondiale di futsal, la settimana che ha Esattamente. decretato il campione del mondo nel Portogallo. L'Argentina si Primo deve. oro mondiale del Portogallo, prima volta campione, era già stato campione d'Europa, però per la prima volta alza la Coppa del Mondo Portogallo che ti ho detto fuori onda, ho detto di Ricardinho, che è un po' il dio, possiamo considerarlo così, The God of senza, esatto, Futsal. senza essere blasfemi, però sì, è uno degli dei del futsal, senza dubbio, uno dei giocatori più forti che è mai stato su un parquet di futsal. Oltretutto il Portogallo, quindi campione del mondo, Portogallo però squadra europea che quindi si vedrà, insomma, la vedremo affrontare anche forse l'Italia nei prossimi europei di futsal di gennaio. Sì, infatti penso che il mister l'abbia studiato il Portogallo in particolar modo, senza nulla togliere a Brasile e Argentina, però comunque Brasile e Argentina non ci sono, che era l'altra semifinale, non ci sono nel campionato europeo, mentre invece il Portogallo sì, tra l'altro arriverà da campione del mondo, quindi sicuramente sarà la squadra da battere. E questo ce lo confermerà anche il mister, sicuramente insieme alla Spagna. Però noi non siamo certamente da meno. Non siamo certamente da meno perché gli azzurri, pur non essendosi classificati per questi mondiali, rimangono comunque una delle formazioni Sì, più forti. siamo una realtà, sicuramente una realtà importante del futsal mondiale. Quindi andremo lì, adesso è una domanda che faremo anche al mister, andremo lì. Senza paura, rispetto per tu, come si dice in questi casi, rispetto per tutti, ma paura di Paura per nessuno. nessuno, Esattamente. certo. E Visto comunque che siamo in grande forma, comunque ci siamo arrivati bene, ci siamo qualificati molto bene a questo europeo, quindi perché non sognare? Soprattutto visto questo 2021 che anche con il premio Nobel dell'altro giorno comunque ci continua a regalare gioie e speriamo che lo faccia anche nel calcio a 5. Nel Nel 2022. 2022, ovviamente, Speriamo però su che sull'onda lunga, diciamo. l'onda lunga prosegua anche nel prossimo anno. Oltretutto il Portogallo che nella sua semifinale aveva eliminato il Il Kazakistan, Kazakistan. invece altra formazione
europea, altra formazione che sarà presente agli europei di futsal, ma poi andremo ad approfondire meglio questi discorsi. Nel frattempo, mentre aspettiamo ovviamente che il mister si prepari, giustamente, vi posso ricordare che se volete seguire, rimanere sempre aggiornati, intanto lo vedo da quella parte, essere sempre aggiornati sulle novità, sulle puntate, sui format, sulle dirette di Atleta TV, basta cliccare sul cuoricino e seguire il canale per essere sempre avvisati, avvertiti delle messe in onda e soprattutto, se volete e potete, a noi fa sempre molto piacere vedere le vostre subscription, che oltre a farci tanto piacere, inutile nasconderlo, ci aiutano anche a mandare avanti la baracca, si direbbe, certamente si direbbe in altri contesti. Parleremo con Mister Berlarte di nazionale, indubbiamente parleremo di futsal italiano, ma parleremo anche del campionato di Serie A, perché siamo ormai alla vigilia. Parleremo delle squadre da conoscere, il mercato, che cosa ha portato, e andremo a vedere insomma quello che succederà nel futsal italiano da qui alle prossime settimane. E nel frattempo però io a questo punto romperei gli indugi. Romperesti il ghiaccio? Romperei il ghiaccio dando il benvenuto a Massimiliano Bellarte, CT della Nazionale Italiana di Futsal, o calcio a 5, come preferite denominarlo. L'importante è che non lo chiamiate calcetto, perché altrimenti Twitch ci banna. Twitch e Bellarte. Sì, sicuramente, il mister sicuramente. Twitch magari ci mette un po' di più per tutto quello che c'è dietro, al mister sicuramente abbandona la chiamata subito. Allora, benvenuto Massimiliano, benvenuto Mister Bellarte, bentornato, anzi, su Atleta TV. Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati, ce l'abbiamo fatta, o meglio, ce l'ho fatta, visto che vi ho dato problemi a non finire, però ce l'ho fatta, dai. Ma no, questo ovviamente non è mai un problema, a noi fa veramente tanto piacere riaverla qui. Possiamo subito rompere il ghiaccio dicendo che ci diamo del tu non per discredito all'istituzione, ma perché per confidenza. Ah certo, poi il tu è un discredito all'istituzione. Beh sì, qualcuno lo prenderebbe come vilipendio, insomma, ecco. Non si dà del tu al Presidente della Repubblica, sta male. Certo. Ma in questo caso non c'è presidente, non c'è presidente della Repubblica, quindi andiamo tranquilli. Va benissimo. Allora, Massimiliano, noi siamo pronti con tantissime domande in realtà, però la prima te la faccio io. Abbiamo parlato, abbiamo accennato alla finale del mondiale, sappiamo che tu eri a vederla, forse in mezzo al traffico anche in quell'occasione, non lo so, ci dirai tu. Però intanto partiamo dal qui. Cosa ha visto il CT della Nazionale guardando la finale del Mondiale, oltretutto una finale in cui partecipava una delle nazionali europee, quindi una delle papabili avversarie dell'Italia nei prossimi europei? Beh, innanzitutto non ho visto qualcosa nella finale del mondiale, ma avrei dovuto vedere qualcosa in tutto il mondiale, quindi tutte le gare del mondiale, tutto quello che comunque è stata la Coppa del Mondo, nel risultato finale che ha visto magari il Portogallo primeggiare, che sai, il Portogallo fino a poco tempo fa era il cugino ciccione, sai, di quello bello che era la Spagna, e se pensi che nei migliori tre giocatori del mondo non c'è un brasiliano, questo ti fa capire
quello che ha mostrato questo mondiale, ossia che tutte le squadre nazionali, tutti i paesi sono evoluti in questo sport si è evoluto dappertutto e ha raggiunto livelli che prima erano impensabili in alcuni posti, quindi se si è arrivati a decretare il cugino che prima era quello ciccione campione del mondo e se non si è avuto nessun brasiliano, che poi il Brasile è una nazione che domina questo sport, che sforna talenti perché comunque lavora tanto alla base, quindi questo vuol dire che, sai, vedere il Kazakistan che si è confermato e quindi che è arrivato dalle prime quattro del mondo e si è alzato il livello, vuol dire, certo, il livello si è alzato tantissimo e quindi lo sport si è evoluto dappertutto e questo fa sì che poi la competizione diventi sempre più emozionante, diventi sempre più livellata verso l'alto, perché comunque tante nazioni che prima primeggiavano senza fatica adesso comunque per farlo devono faticare o addirittura non lo fanno. O addirittura arrivano seconde, certamente. Addirittura. Però a me piaceva tantissimo il cugino ciccione. Il cugino ciccione, sì, è stato molto bello. Detta così potrebbe essere equivoca, Massimiliano, quindi spiegaci che cosa intendi con cugino ciccione. Allora, innanzitutto i portoghesi di solito si sono denominati cugini, no, degli spagnoli per posizione geografica, quindi anche quando per esempio io ero adolescente uscivo c'era quello belloccio e poi c'era quell'altro che un po' si vestiva male e che sai, comunque voleva stare alla pari di quello belloccio ma che non ce la faceva, però in questo caso l'altro, quindi il cugino in questo caso, che era fra l'altro ciccione nella metafora che io ho fatto senza nessun equivoco, ha superato quelli che primeggiavano, quelli che comunque erano i bellocci prima, però questo non è né da portare verso un equivoco, ma è solo da portare ad esempio per dire che lo sport si sta evolvendo, che sta raggiungendo dei livelli alti in quasi tutti i paesi, quindi anche in quelli che magari agli occhi dei più possono sembrare non ad un livello neanche eccellente. Noi abbiamo partecipato ad un torneo di preparazione che era in un periodo in cui i nostri giocatori non avevano neanche toccato un pallone, quindi non avevano fatto neanche quel periodo preparatorio per il periodo poi agonistico e competitivo, che era la Futsal Week. Abbiamo giocato contro Finlandia, Isole Solomon, che poi hanno partecipato al mondiale, abbiamo giocato contro l'Arabia Saudita in finale, sì. E vi dico, al di là del fatto che hanno, perché io non c'ero, quindi Vanni Pedrini al mio posto e i giocatori hanno vinto contro la Finlandia di nuovo, non subendo gol. Che fa sempre piacere, quindi, per chi non lo sapesse. Certo, fa sempre piacere perché comunque la Finlandia è una nazione che ha raggiunto un livello alto. Ma anche perché fu nostro boia proprio per le qualificazioni al mondiale, poi non so se chi ci segue lo sa, però la Finlandia è stata proprio una delle squadre che non ci ha permesso di partecipare a questo mondiale, ancora prima del Portogallo, poi ufficialmente non siamo, correggimi se sbaglio mister, non siamo arrivati per la sconfitta con il Portogallo, ma perché quella era una partita che si poteva perdere, mentre invece bisognava vincere quella con la Finlandia, e quindi la Finlandia è un po' questo alone proprio perché è stato nostro boia all'epoca alle qualificazioni mondiali. Cioè, diciamo così, la Finlandia non ha permesso all'Italia di andare ai playoff, quindi sì, giocare contro la Serbia per poi poter avere accesso ai campionati del mondo, anche se quella partita per essere onesti intellettualmente sempre l'Italia l'aveva dominata sbagliando anche un rigore, però il risultato aveva portato l'Italia a pareggiare contro la Finlandia, quindi noi siamo ripartiti dal fatto che non ci siamo qualificati in un campionato del mondo e quindi abbiamo intrapreso un percorso nuovo, un percorso che ha portato ad un rinnovamento nel roster.
cercato di rinnovare il roster, cercato di ringiovanirlo, e quindi è un percorso nuovo che naturalmente non deve partire da uno status acquisito dalla storia dell'Italia, perché l'Italia, squadra nazionale di futsal, ha una storia che è di un livello altissimo. Quindi fare un paragone o avere come pietra di paragone la storia dell'Italia di futsal non è veritiero, perché noi siamo partiti da una situazione che non ci aveva visti qualificati a un campionato del mondo, e quindi di là siamo ripartiti per un percorso nuovo. Al di là di tutto, la storia è qualcosa che non si può dimenticare, anzi è qualcosa che dobbiamo portarci dietro per cercare di quantomeno eguagliarla, o quantomeno, sai, affacciarci per vedere il livello che si era raggiunto in precedenza. Quindi questo è quello che cercheremo di fare, tentando di soddisfare gli obiettivi di rinnovamento e di ringiovanimento del roster, e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, anche adesso accontentandoci di aver raggiunto una qualificazione nel campionato d'Europa fatta bene, o meglio fatta in modo perfetto nelle prime quattro gare. Bene. Poi abbiamo steccato contro il Belgio fuori casa, ha risultato già acquisito, però questo è qualcosa che non va bene, che abbiamo cercato di correggere subito. Infatti vincendo dopo contro il Montenegro, soprattutto avendo dopo una continuità di risultati contro nelle amichevoli contro l'Olanda, che poi ha fatto amichevoli contro l'Argentina, perdendo solo 3-1 credo, e 4-2 essendo anche per lungo tempo in vantaggio. Quindi questo per dimostrare che l'Olanda era una nazione che comunque sia poteva sembrare di un livello che un po' più basso di quello dell'Italia, in realtà si è dimostrata allo stesso livello dell'Italia, si è dimostrata in un'evoluzione riguardo il futsal molto molto avanzata. Quindi l'importanza di questi test per me è valida, soprattutto nel momento in cui questi test sono avvenuti, ossia a fine stagione l'Olanda e ad inizio stagione nella Futsal Week, in cui tanti giocatori non avevano ancora cominciato il periodo preparatorio. Quindi si cerca sempre di vedere o di trovare qualcosa di positivo per far sì che poi questo qualcosa diventi un pilastro, o quantomeno un piano, o quantomeno una parete per quello che si vuole costruire. Quindi questo cerco di fare, nel migliore dei modi. Quindi direi che in un certo senso storia magistra vitae fino a un certo punto, perché poi la storia può dare tante scuse anche, no? Tante giustificazioni, però non ci si può basare solo sullo storico, il nome, sul blasone di una nazionale, che poi invece deve andare a dimostrare, a confermare con i fatti e i risultati quello che può essere il valore del proprio dei propri colori. Sì, ma anche perché la storia pesa tanto, nel senso che l'Italia ha raggiunto risultati altissimi nel periodo con Corini e con Menichelli, quindi sì. In realtà la storia pesa, e per soddisfare il peso di quella storia l'impegno deve essere massimo. Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per comunque sia non sfigurare davanti alle imprese fatte nel passato, e quindi continuare però nel nostro processo di rinnovamento, che può portare qualcosa di buono, dovrebbe portare qualcosa di buono alla nazionale, di riflesso a tutto il movimento, perché comunque la nazionale non è che il riflesso del movimento, e i risultati della nazionale non possono che far bene anche a tutto il movimento. Io, mister, ora ti volevo fare una domanda, perché noi sappiamo appunto che hai guardato semifinali e finali con un occhio sicuramente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi, che tra l'altro eravamo anche in diretta durante Brasile-Argentina. Però a questo proposito volevo chiederti come studia un CT di una nazionale avversaria, appunto la partita di futsal, e di conseguenza poi a che livello ti senti tu con la tua squadra rispetto appunto al Portogallo e alle altre squadre che ha studiato durante questo mondiale?
Allora in realtà cioè in senso guardavo... a cosa fa caso un CT di una nazionale rispetto a un semplice appassionato? La semifinale, quando guardavo la semifinale o la finale non studiavo, perché studiare gli avversari comunque ha qualcosa che va oltre il mero fatto di guardare uno schermo in, certo, in TV, quindi al di là di quello guardavo le semifinali e la finale con un occhio più interessato, perché comunque sono un addetto ai lavori, però niente a che vedere con uno studio, comunque studiare dei flussi di gioco, studiare delle dinamiche di gioco, che poi non è questo il momento né questo il modo di farlo. È naturale che un addetto ai lavori, non solo un CT ma anche un allenatore comunque di club, così come quando ero allenatore di club, guardavo le partite con un occhio diverso, cercando di, che ne so, carpire cose che potevano essere un'ispirazione, un input, comunque sempre in un verso positivo, in una direzione positiva che poteva ispirare. Al di là di tutto, ho detto, noi partiamo, quindi sono partiti con un percorso nuovo di rinnovamento, e in realtà non abbiamo ancora, credo, le basi per collocarci in un posto, o piuttosto che in una graduatoria. Quindi siamo nel pot numero 2 al sorteggio, che avverrà 18, 19 e 20, quindi saremo ad Amsterdam per il sorteggio, quindi in quell'occasione saremo nel pot numero 2, questo dovuto al ranking, e quindi questo è quello che posso dirti. Poi, per quel che riguarda la reale collocazione della squadra nazionale italiana, questo è qualcosa che tenteremo già di vedere nei prossimi due impegni amichevoli, che a novembre ci vedranno affrontare la Francia e a dicembre ci vedranno affrontare l'Iran. Quindi sono due test impegnativi, soprattutto il secondo. Abbiamo visto l'Iran anche nel mondiale essere abbastanza competitivo, quindi col Kazakistan infatti è uscito. Potranno dirci qualcosa in più su quello che magari siamo e quello che vorremmo diventare. Perfetto, chiarissimo ovviamente. Quindi allora il mister giustamente non si sbilancia come è giusto che sia su questo, come è giusto che sia, anche se da tifosi, poi qua, perché è anche giusto dire questo, siamo osservatori, siamo sicuramente facciamo sicuramente di tutto per vedere le cose nel miglior modo possibile, però poi quando si parla di nazionali, visto poi soprattutto i risultati di quest'anno, le aspettative sono comunque alte. Giustamente, sicuramente, insomma, sicuramente. Che siano di... Abbiamo voglia, appunto, come diciamo prima, di continuare quest'onda di successi. Aspettative alte dovrebbero derivare da una storia, tipo l'Argentina campione del mondo aveva l'aspettativa alta, quantomeno di confermare. No, certamente, noi lo diciamo da tifosi, certo, perché vogliamo sempre vedere l'Italia primeggiare. Sì, assolutamente, però anche il tifoso interessato, soprattutto come voi, perché comunque fate qualcosa che è di interesse, che ha come interesse il futsal, dovrebbe partire da quella che è la storia recente, quindi... da quella che è la realtà, comunque. Certo, io sono stato tanto soddisfatto di aver raggiunto la qualificazione al campionato d'Europa in quattro gare. Sinceramente l'allenatore è sempre colui che ha fiducia per primo, no? Quindi prende il rischio di aver fiducia per primo, sempre, e io questa fiducia ce l'avevo dall'inizio, però partivo da una situazione che comunque vedeva me nella posizione di dover soddisfare altri obiettivi, non solo quello di qualificarsi al campionato d'Europa, quindi anche quello di rinnovare, di ringiovanire, di comunque di iniziare un nuovo percorso e di iniziarlo
davvero con delle novità o con qualche novità che potesse comunque rappresentare un nuovo cammino. Quindi il fatto di doverne soddisfare quindi più di uno di obiettivo era comunque qualcosa che faceva della mia sfida o della sfida di tutti noi lì del gruppo squadra, della squadra nazionale, qualcosa di non di difficile, ma che comunque che necessitava di impegno, che necessitava di tutto l'impegno possibile, perché vi ripeto, qualsiasi nazionale è molto difficile da battere, soprattutto perché l'evoluzione dello sport sta raggiungendo livelli molto alti. Ma invece credi che gli impegni ravvicinati, perché adesso c'è stato il mondiale, come detto si è chiuso da qualche giorno, adesso inizia la Serie A e quindi tutti gli altri campionati, e poi ci sarà nel nuovo anno subito l'Europeo. Pensi che questa vicinanza di impegni, visto che noi ne abbiamo saltato abbiamo saltato appunto l'impegno mondiale, ci possa far arrivare un po' più freschi, un po' più anche con voglia di rivalsa, e quindi tra virgolette favorirci in qualche modo, visto che magari posso pensare che il Portogallo magari arrivi un po' più stanco, visto che ha appena finito il mondiale e iniziano appunto i campionati? Questa è una visione mia, poi ovviamente io, sai, dire che ci può favorire è molto... Marco, io credo che tanti fattori possano influenzare la prestazione o l'allenamento, piuttosto che comunque l'andamento di una competizione. Quindi tanti fattori, anche quelli più sottovalutati fuori dal campo, però quando si tratta di essere favoriti, di essere sfavoriti perché giochiamo di più, perché saltiamo una competizione, o perché giochiamo meno, o per tanti altri fattori, a questi credo poco. Quindi questa è una contraddizione che io ho dentro, quindi vado ad essere attento a tutto quello che magari per me può influenzare un allenamento o una partita, anche una frase detta in un contesto che è lontano dalla partita o lontano fuori dal campo. Però non mi concentro sul fatto che magari non partecipare al campionato del mondo possa essere qualcosa che ci favorisce, o partecipare al campionato del mondo può essere qualcosa che sfavorisce qualcun altro. Quindi su questo non mi concentro, e soprattutto non do valore, forse sbagliando sicuramente, però non glielo do. Mi concentro sul fatto che la voglia di rivalsa non debba esserci, nel senso che non devo avere come pietra di paragone qualcosa che è andato male e cercare di avere quella sete di vendetta o quella voglia di vendetta che poi può portarci ad avere un risultato, perché quella finisce, la voglia di vendetta finisce con il primo gol, con il primo calcio, con il primo risultato utile. La voglia di competere e di arrivare primi o di vincere tutte le partite possibili, quella ci deve essere a prescindere, soprattutto a prescindere dalla voglia di rivalsa o da una voglia di vendetta che può finire subito. Questa l'ho fatta, l'ho avuto anche come atteggiamento, come attitudine, anche quando abbiamo incontrato la prima volta la Finlandia, perché c'era gente che comunque ci aveva giocato contro nella partita per le qualificazioni mondiali, quindi in Portogallo. E non ho mai puntato sulla voglia di vendetta, la voglia di rivalsa, ho puntato solo su un percorso, una direzione positiva, quella di costruire qualcosa di nuovo, quella di costruirlo in un modo diverso, solo perché ci sono io a guidarlo, non perché sia migliore degli altri o sia migliore anche di quelli che verranno. È diverso perché comunque la persona che gestisce il cammino è diversa, quindi sono io. Quindi spero che questo sia positivo come l'intenzione. Beh, anche perché possiamo dire che vedere una non qualificazione a un mondiale come un possibile elemento
positivo, di vantaggio addirittura, suona proprio male, insomma. Certamente, infatti era anche un po' una provocazione. Il mio era una considerazione proprio in vista degli impegni che sono ravvicinati, perché solitamente queste competizioni sono almeno a un anno spalmate su più anni, mentre invece qui si parla di qualche mese tra un mondiale e un europeo, quindi era questa più che altro la natura della curiosità. Però è anche vero che l'aspetto psicologico, magari anche dei giocatori, non dico che possa influire, però potrebbe essere sicuramente stato influenzato dal fatto di stare a guardare dei mondiali seduti nella comodità del proprio divano. Quindi questo, mister, ce lo chiediamo, i ragazzi di te, siamo assolutamente certi e sicuri, ce l'hai anche raccontato, ma i ragazzi invece come hanno vissuto questo mondiale? Tra voglia di rivalsa oppure no, insomma, sono carichi, sono pronti? Ma ti ripeto, Giulio, non è stato questo mondiale a caricare il giocatore o a caricare i giocatori. Credo che l'ambiente ricreato da quando abbiamo iniziato con i raduni, i risultati raggiunti nella qualificazione all'europeo, comunque tutto quello che stiamo cercando di costruire, questo è quello che sta caricando chi viene con la squadra nazionale, quindi il fatto che comunque deve fra l'altro soddisfare quello che è, o riportare quello che è la storia della squadra nazionale italiana raggiunta nel futsal, quindi tante sono le motivazioni, è facile, questo è facile trovarle. Difficile incanalare queste motivazioni dentro un percorso che sia positivo o dentro un percorso che porti a qualcosa di positivo, che questo sia un risultato positivo, che questa sia la creazione di un gruppo, un percorso, un rinnovamento o qualcosa di positivo che poi in un futuro possa riversarsi nel movimento futsal italiano, che possa riversarsi nel movimento della squadra nazionale di futsal italiana. Questa è qualcosa che comunque avrà la sua importanza, al di là del fatto che poi venga un risultato positivo o che sia accompagnato da un risultato positivo. È naturale che un risultato positivo è sempre buono, anche per me, quando devo spiegare le cose, è normale che se c'è un risultato positivo non devo neanche spiegarlo. Si sono fatte le cose, certo, o si fanno quelle cose e non le spiego, perché non spiego la motivazione, il perché si fa una determinata cosa, perché è il risultato stesso positivo a spiegarlo o a dare un valore a quelle cose là. Quindi che dire, noi adesso abbiamo la fiducia di quello che è stato un percorso di un anno fatto bene. Di solito si dice che la fiducia e la sfiducia sono come un letto caldo, quando si entra è difficile dopo uscirne, soprattutto d'inverno. Quindi spero sia così, perché il percorso intrapreso ha portato con sé della fiducia. Speriamo sia abbastanza per far sì che poi dal letto non usciamo più. Invece un'altra domanda è quanto la lista, tra virgolette, la lista dei possibili, papabili convocati, quanto è vicina nella tua testa, cioè nel senso quanto sono ancora aperte e quanto invece punterà forte sul gruppo che ovviamente l'ha portata lì? Guarda, la lista è vicina nella misura in cui poi il campionato italiano è straniero, anche perché ci sono italiani che giocano all'estero. Non dovesse darmi più ispirazione, quindi tanto più lontana nella misura in cui poi il campionato dovesse esprimere altre situazioni che poi possono far sì che la lista diventi aperta, perché io credo sia necessario che sia così, nel senso che mi sono sempre posto come obiettivo quello di non convocare i migliori, ma quello di convocare i giocatori che formano il gruppo migliore, quindi la squadra migliore.
e la squadra migliore può essere formata anche dal giocatore che può adattarsi istantaneamente e sia in una fase spettacolare della sua, delle sue performance. Quindi tanto rispetto a questo potrà dirlo il campionato o la stagione competitiva. Beh, e qua Mister Bellarte ci porta dritti a, a quello che voleva essere un po' l'argomento di chiusa di questa intervista. Ci dicevi, Massimiliano, che tanti italiani, giocatori italiani, giocano in, in campionati esteri per club esteri, e così anche al, all'inverso, tanti giocatori stranieri, tanti di quelli che hanno poi animato anche le finali del mondiale, giocano in, giocano in Italia. Quindi questo per te può rappresentare un vantaggio, quello per esempio di avere tanti italiani che giocano all'estero, quindi magari in campionati più blasonati, che hanno riconosciuta già una professionalità, e invece quanto può aiutare la presenza di giocatori, penso portoghesi, brasiliani, spagnoli, tecnici anche, stranieri, per dirla così, di altri provenienti da altri campionati, può aiutare i, i nostri giovani invece? Allora, io penso che per quel che riguarda, andiamo per ordine, no? I giocatori che sono convocabili per la squadra nazionale, che giocano in campionati esteri, non per questo sono campionati più blasonati, sono solo campionati diversi da quello italiano. Credo non abbia una importanza per quel che riguarda il giocatore, l'evoluzione del giocatore o il miglioramento del giocatore. Gioca solo in un campionato estero, c'è chi gioca in Francia, c'è chi gioca in Spagna, c'è chi gioca in Portogallo, si misurano con realtà diverse, la difficoltà non c'è, il miglioramento non c'è, ossia non c'è nulla di migliore, non c'è nulla di peggiore, c'è solo il fatto che giocano fuori dall'Italia, c'è solo il fatto che si misurano in competizioni diverse. È normale che chi gioca con lo Sporting Lisbona dà la sua anche la possibilità di fare di partecipare alla Champions League, quindi un'altra competizione che a livello internazionale può dare a lui quell'esperienza internazionale da mettere a disposizione poi del gruppo squadra italiano. E questa è la prima. La seconda è che credo che i giovani italiani possano essere aiutati non dagli stranieri che arrivano in Italia o che magari possono sì essere da esempio, ma devono essere aiutati dal fatto che poi possano avere dei campionati di riferimento che gli permettano loro di competere o avere poi tutto quel percorso che può portarli a diventare giocatori in pianta stabile delle proprie squadre senior e quindi partecipare a campionati. Io ho convocato giocatori di Serie A2, ho convocato anche a livello di Serie B, quindi al di là della categoria credo che se un giocatore ha talento o può essere un giocatore che forma la squadra migliore, debba essere convocato, debba avere la possibilità di mostrare il fatto che può stare in quell'ambiente, quindi anche se arriva da un ambiente differente che quello di una seconda categoria, però può stare in ambiente di una squadra nazionale perché gioca la stessa intensità o gioca o comprende il gioco e lo interpreta e soprattutto lo esprime nella sua essenza nel migliore dei modi. Quindi credo che il giocatore italiano di formazione italiana debba essere aiutato, ma debba essere aiutato nel percorso che poi lo porta a diventare giocatore in pianta stabile della propria squadra senior. Certamente, lei dicevi che non c'è un campionato migliore, un campionato peggiore, ma sono campioni diversi. Io mi allaccio qui per chiederti però quanto, perché noi adesso, per fare un esempio, nel nostro campionato, nella Serie A1, per un Wilde che arriva a Ciampino,
un grande campione ormai comunque avanti con l'età, perdiamo però un Motta, che so che è un ragazzo che lei ha convocato e che a cui è legato, piace molto come gioca, che va in Spagna. Quanto però ancora ci manca per tenere questi ragazzi? Perché poi nel momento in cui arriva una squadra spagnola è difficile dare risposta negativa. Quanto siamo lontani dal riuscire a tenerli questi ragazzi tra le nostre nel nostro campionato? Ma sai Marco, le dinamiche che poi portano Motta ad andare a giocare a Cartagena sono tantissime, ma non per questo significa che il campionato italiano non ha appeal per questi giocatori, perché tanti sono i giocatori che vengono nel campionato italiano, perché il campionato italiano è una delle leghe assolutamente, io ho fatto l'esempio di un Ville che arriva europee, sì, non soltanto migliori europee ma anche di tutto il mondo, quindi così come la scuola allenatore italiana è una scuola rinomata in tutto il mondo, e quindi parlare solo del fatto che magari Motta sia andato a giocare in Spagna per declinare una tra virgolette incapacità del campionato italiano di tenere i talenti, questo non lo vedo opportuno, non lo vedo così, perché ti ripeto, per esempio dell'Argentina ce ne sono tanti che giocano in Italia. Sì, assolutamente. L'Argentina è il campione del campionato, ne abbiamo 9 che hanno fatto la finale. Non è quindi sarebbe questo per esempio l'indicatore del fatto che il campionato italiano è un campionato di grande AP. Motta ha deciso di andare a giocare a Cartagena per tanti motivi che possono essere personali o che possono poi essere tecnici, economici, qualsiasi cosa che poi può averlo portato a decidere per andare in Spagna, ma non per questo l'andata via di Motta deve essere un indicatore della negatività di un aggettivo del campionato italiano, perché non è così, anzi ti ripeto, per me il campionato italiano è uno dei più competitivi, perché se vedi anche le altre leghe fuori, magari ci sono due o tre squadre che sono le squadre migliori, tra le due o tre esce il vincitore di sicuro. Nel campionato italiano il Pesaro sì vince da qualche tempo, però per farlo deve sudare non è mai una passeggiata, certo, deve meritarlo, perché soprattutto poi quest'anno, adesso ci sarà ancora più competizione, il campionato lo vedo ancora più alto come livello, e quindi penso che sarà un bel campionato. Vedi la prima partita che ci sarà alla Sky Arena, sarà Pesaro-Napoli, il Napoli non è promosso, il Pesaro sì, infatti è campione in carica, però il Napoli ha una squadra fortissima, quindi per il Pesaro sarà difficile batterla, sarà una bellissima gara, una bellissima competizione che mostrerà anche talenti di quelli che poi sono stati con me in questi mesi, tipo Arillo o comunque lo stesso Fortini, che nel Pesaro è sempre nelle liste della convocazione della squadra nazionale, quindi per fare due esempi, uno da un lato, uno dall'altro, questo per dimostrarti che comunque il livello del campionato italiano è molto alto. Ma infatti noi l'altra volta, nella scorsa puntata, stavamo proprio parlando di questa prima partita, che poi tra l'altro è la prima trasmessa anche da Sky, che è appunto i campioni uscenti, i campioni in carica del Pesaro contro una squadra neopromossa, tra virgolette, possiamo chiamarla neopromossa, cioè agli atti è una neopromossa, però comunque ci arriva con tutte partite vinte l'anno scorso e un ottimo mercato, tra l'altro è anche riuscito a tenere i pezzi più importanti della squadra, e quindi è un test anche per capire quanta differenza c'è tra le due, secondo me ovviamente, tra le due categorie. Sì, il problema è che magari tra le due categorie c'è differenza, però le squadre che salgono, se hanno una struttura già solida come l'aveva il Napoli, riescono ad adattarsi così facilmente da
poter anche sulla carta competere contro il Pesaro, non solo sul campo, perché magari sulla carta può essere che c'è differenza, però sul campo si nota altro. Il Napoli compete anche sulla carta sul Pesaro, perché ha fatto un mercato che ha permesso al Napoli di adattarsi subito alla categoria, di adattarsi innalzando il proprio livello verso le prime posizioni della classifica. E tra l'altro poi ho letto delle dichiarazioni del mister del Pesaro, che dice proprio che è una pretendente al titolo il Napoli, quindi non fa anche un po' di, mette anche un po' di pressione, diciamo, a un po' di una pretattica, esatto, anche, fa anche sana pretattica, perché però poi alla c'è fine del vero, c'è del vero, certamente, perché poi è una squadra che vince ogni partita lo scorso anno, per quanto fosse una categoria inferiore, fa comunque ben pensare per loro. No, fa comunque sì, fa ben pensare. Il mercato è quello che poi ha dato l'input a Collini di dire quello che ha detto, di dichiarare quello che ha detto, anche se lo ha fatto sicuramente per questioni scaramantiche o per non mettere la pressione su se stesso prima. Allora, restano ancora qualche minuto, e sicuramente, forse di solito poi nel calcio succede che queste dichiarazioni sono più all'indirizzo della propria società, mm-hmm. no? Che non della società avversaria, però poi questo lo sanno ovviamente gli addetti ai lavori. Però volevamo chiudere l'intervista con una domanda, però c'è stato un disguido tecnico che la nostra produzione, nelle vesti di Nicolò Masini, andrà a recuperare, a fissare immediatamente. Nel frattempo approfittiamo dello stacco involontario per ricordarvi di seguire il canale Atleta TV per gli appassionati di futsal il mercoledì sera per seguire Futsal Arena, ma non è il nostro unico appuntamento. Domani sera Atletalk con sempre me. Purtroppo, tocca. Per fortuna, direbbe, dipende dai punti di ti vista. Tocca a te e tocca a chi segue, no, oppure anche a chi segue sopportarti in diretta. Però per fortuna chi segue ha la leggerezza di avere Martina Procaccini anziché te, me. Marco, insomma, è giustissimo. A Cesare quel che è di Cesare, come torniamo sempre lì. Come sopra. E per Atleta League abbiamo Atletalk abbiamo tantissime novità, anche lì una intervista interessantissima da proporvi. Venerdì Studio League per l'approfondimento per quanto riguarda il competitive di League of Legends, che vede iniziato il campionato del mondo, e appunto da campionato del mondo di videogioco ritorniamo al futsal, che è appena chiuso il suo mondiale. Mister Bellarte, volevo appunto un po' chiudere con una domanda a provocazione, ma a del vero: hai fatto l'abbonamento a Sky, quindi? O già ce l'avevi? Ce l'avevo già. L'ha rinnovato, quindi. Aveva già, giustamente, l'abbonamento. Ha rinnovato l'abbonamento per quest'anno, perché l'abbiamo già accennato. Sky rientra un po' dalla porta del futsal di Serie A, perché trasmetterà una volta a settimana la partita di cartellone proprio nella Futsal Arena di Sky a Reggio Emilia. La prima partita, l'abbiamo detto, Salso sarà Maggiore. Come? A Salso Maggiore per la precisione, giustamente. E la prima partita sarà appunto Pesaro-Napoli. Al di là delle facili battute, una considerazione su questo ingresso, insomma, quanto cosa può voler dire per il circuito del futsal italiano, quanto può essere importante anche per quello che dicevamo, per alimentare il circuito e anche la visibilità del nostro campionato. Beh sì, io l'ho sempre detto dall'inizio, anche con le convocazioni, ho sempre creduto che
tanto poteva fare nella crescita del movimento la creazione degli idoli. Quindi creare un idolo con una convocazione per una società può essere da traino, perché poi questa società poi possa costruire magari un settore giovanile solido, anche ispirandosi a quel giocatore convocato. Allo stesso modo l'entrata di Sky per quel che riguarda il futsal può portare stabilità nella visibilità, qualità nella visibilità che poi il futsal potrebbe avere, e con questo poi stimolare tanto per quel che riguarda quel processo di creazione degli idoli, che sai, potrebbe essere di ispirazione per mio figlio guardare, che ne so, Mammarella in TV e dire voglio diventare come Mammarella, perché questo è quello che vede. Se il mio figlio non lo vede, bene che lo vedeva già lo vedeva già per colpa del padre e della madre, però mio figlio è un caso a parte, quindi lo prendo come esempio per dire che poi tutti i bambini devono comunque avere qualcuno a cui ispirarsi per emularne le gesta, o per far sì che poi il cammino da sognare sia lo stesso di quello che ha visto. Mi viene da infilarmi nel gossip, quindi ignoranza mia, forse era scontato, ma quindi tua moglie o la tua compagna è un'appassionata di futsal, o è anche lei un tecnico? No, ha vinto più di me, lei è una giocatrice. Vedi che ignorante che sono. Marco, mi devi aiutare però in queste... No, ammetto la mia ignoranza anche... Ha vinto tanto più di me, ha vinto in Italia, ha vinto 2 scudetti, una Coppa Italia, ha vinto una Liga Brasiliana. Quindi tanti sfottoli avuti perdurano da tanto tempo, quindi... Va bene, quindi diciamo che in casa Bellarte il futsal è pane quotidiano, un affare di famiglia, esatto. Beh sì, è il 95% della mia vita, poi nel restante 5 può sempre entrare, quindi... Nel restante 5 c'è tuo figlio che probabilmente ha una prospettiva futura anche lui. Certo. Va bene, quindi speriamo che intanto le nuove generazioni, compreso tuo figlio, se qualora lo volesse, insomma, penso anche se non lo volesse, indirettamente sarà attratto, sarà costretto e appassionato dal futsal, ma io sinceramente, su questo siamo tutti d'accordo, mi auspico, ma sono sicuro e convinto che con Sky che trasmette parte del campionato, perlomeno, però insomma che ha investito parecchio nel poterlo fare, Rai che poi trasmetterà gli europei di gennaio, insomma il calcio a 5 che... Non dimenticare la Futsal TV che è stata accorpato. Che è difficile, guarda, non c'è un campionato, non c'è una lega che abbia qualcosa di questo genere, è fruibile a tutti, perché uno spagnolo può entrare sul sito di Futsal TV e guardare tutte le partite live, o tutti gli highlights, tutte le interviste, quindi questo è qualcosa che dà molto valore, dà molto risalto a quello che poi deve essere il campionato italiano. Beh, allora, noi siamo pronti qui a... Non dimentichiamoci nemmeno di Futsal Arena, però. Di Futsal Arena, che comunque portiamo avanti questo progetto e questo discorso su Twitch. Nel frattempo penso che Mr. Bellarte sia nuovamente fermo, frizzato, lo vedo frizzato, neanche lo sento. Però ecco, sì, sicuramente anche Futsal Arena, che oltretutto si muove su un terreno di gioco, gioca fuori casa, possiamo dirlo, stando su Twitch meramente, però ecco, questo in qualche modo è un po' il nostro scopo, tra virgolette, portare il futsal su Twitch, come dicono i potenti streamer, e soprattutto far conoscere
far avvicinare anche le persone proprio. Far avvicinare a questo sport che comunque è praticato da tutti, da tutti, da sempre sostanzialmente. Eccoci, eccoci, siamo tornati, è tornato Bellarte. E dicevamo, il calcio a 5, che è uno sport praticato come un fantasma, la luce c'è. Sì. Che poi è bellissimo che dietro è tutto in secondo piano, però ogni tanto appare Titti sulla destra del mister che riconosce la faccia, quella è una cosa fantastica. Va bene, ma a questo ormai siamo abituati, perché tanto sono 2 anni che vediamo le case, i muri delle case di tutti, però è da notare che mister Titti, Bellarte... Guarda. Eccolo là, esatto. Sì, esatto. Sì, è proprio lei. Mister Bellarte ha un'attrezzatura audio sicuramente migliore di tante altre, questo va detto. Poi non so com'è la sua configurazione, però già quel microfono lì davanti dà un'aria di professionismo. Comunque, anzi, è anche un bel microfono, sta bene in video. E, Massimiliano, Mister Bellarte, noi intanto ti ringraziamo di essere stato con noi, di essere sempre disponibile, insomma, a parlare con noi di futsal e di nazionale, perché appunto, come dicevamo, su Twitch è sicuramente un argomento nuovo, inusuale, che però appunto rivolgendosi a un pubblico di giovanissimi, molto molto giovane, che indubbiamente la palla la conosce, le regole le conosce, non aspetta altro che vedere questi campioni, vedere questi miti, la creazione di questi fenomeni, e chissà che appunto proprio Mister Bellarte non ci aiuti in questo. Quindi intanto da parte mia, come al solito, un grande ringraziamento e un grande in bocca al lupo. Grazie a voi Giulio, grazie per quello che fate, e soprattutto credo sia anche questo un percorso giusto, questa è una mia opinione, però un percorso credo positivo, perché su Twitch credo poi sia il futuro anche della comunicazione, che il futsal poi sbarchi su Twitch, è qualcosa che è di molto positivo, e quindi essere i pionieri, quindi adesso all'avanguardia per questo, vi fa tanto onore, quindi complimenti e continuate così. Grazie mille. Noi ci attrezziamo, saremo ci qua. Gonfiamo il petto di fronte a questi complimenti. Saremo qua pronti e attrezzati. Ancora grazie mister, ci sentiremo sicuramente al più presto. Un abbraccio. Salutiamo anche Titti. Ciao Massimiliano, grazie tante. Bene, allora torniamo con l'aiuto anche della nostra regia, e il parlare con Mister Bellarte, che non a caso è stato soprannominato, conosciuto nell'ambiente come il filosofo del futsal, fa sempre non solo grande piacere, ma regala sempre spunti. tantissimi spunti. Insomma, anche il fatto che lui abbia parlato così bene del campionato di Serie A di futsal, il campionato italiano, da una parte non me lo sarei aspettato, nel senso, spesso dai commissari tecnici si sente, o meglio, quelli che ci siamo abituati, insomma, il calcio a 11, si sente un po' anche la critica verso il campionato, mm-hmm. i club, che spesso sono più anche ricchi veramente di risorse rispetto... È una, tra l'altro, nel calcio 11 è una polemica proprio attuale tra l'altro, molto attuale, mentre Bellarte è del tutto entusiasta positivo di questo campionato, insomma, e devo dire che l'abbiamo sentito anche forse un po' più rilassato, forse un po' più positivo, è sempre stato positivo, però l'ho visto più slanciato, non lo so. Tu sì, assolutamente, non l'avevo mai visto particolarmente insofferente, diciamola così, perché comunque
è indubbio che la nazionale sotto la sua guida abbia avuto dei risultati, perché appunto, come diceva, va bene guardare la storia, cioè che comunque siamo una nazionale importante, ma vediamo anche la storia recente, cioè che comunque siamo una nazionale che non si è qualificata per il campionato del mondo, quindi certo, bisogna sempre vedere da che punto si parte. E comunque l'aver conquistato, così mi viene da dire in scioltezza, anche se sicuramente se lo vai a chiedere al mister e ai giocatori, in scioltezza non è stato, perché ogni partita si entra in campo e si gioca per vincere e ha le sue difficoltà, ovviamente, però fa sicuramente piacere e fa sicuramente ben sperare. Beh, infatti nel frattempo stiamo rivedendo alcune immagini di quella partita che abbiamo citato, che ci ha tirato un po' fuori, insomma, dai giochi del mondiale, e quello che diceva Mister Bellarte, il CT della nazionale italiana di futsal è sicuramente giusto. Partire dal passato, sì, è giusto, dal blasone, dal nome, dalla tradizione, però poi bisogna rimanere con i piedi per terra. Quel blasone poi va onorato, rispettato e alimentato, però insomma bisogna partire dai risultati sportivi, che sono quelli reali, e bisogna partire poi anche dai campionati nazionali, perché poi una formazione nazionale si basa anche su quelli che sono i campionati per club. Certo, no? Ma a me è piaciuto molto, se posso dirti, il passaggio come quando ho parlato della creazione dei miti, perché quello è un passaggio sicuramente importante, perché noi su cui lui batte spesso, eh? Assolutamente, ma questo è proprio quello che deve fare, in questo caso Sky, perché è l'emittente che trasmette, proprio per, come ha detto lui, per avvicinare questi ragazzi, perché noi siamo appassionati di calcio a 11, ma perché il calcio a 11 è lo sport che ci viene trasmesso di più, e quindi creiamo dei miti che possono essere Messi, Ronaldo, Neymar e via dicendo. Il futsal deve necessariamente fare questo, proprio per far appassionare, come diceva il mister, le nuove generazioni a questo sport. Quindi questo è un passaggio che mi è piaciuto molto. Quindi diciamo che lo scopo più o meno è vedere dei ragazzi che vanno a giocare la partita con di calcetto con la maglia di Merlim, esatto, con la maglia di Wilde, con la maglia di Ricardinho, anziché con le maglie dei calciatori di calcio a 11, che sembra una banalità, ma banalità non è, nel momento in cui appunto devi confrontarti con un gigante della comunicativo come è il calcio, insomma, di cui siamo abituati, come siamo abituati in Italia. Però sicuramente l'ingresso di Sky, la possibilità per tanti giovani, tanti ragazzi che poi magari anche un po' disabituati, disinnamorati al calcio a 11, mm-hmm, rispetto a quello che poteva succedere nelle generazioni passate, può essere sicuramente di aiuto anche alle squadre stesse nel creare i settori giovanili, per esempio, sì. Diceva giustamente Mister Bellarte, perché è inutile nascondersi dietro un dito, un bambino che deve scegliere che cosa fare sarà sicuramente stimolato da quello che vede in televisione, certo. Su YouTube, su Twitch, o ecco, perché magari questo va detto, cioè un ragazzo tra gli 8 e i 12 anni di oggi probabilmente vede molto più Twitch di Sky, o sicuramente di Rai 1 di Rai 2, insomma, credo, eh. Poi tu appartieni a una generazione che è nel mezzo, forse mi aiuti, esatto, quindi non darmi questo. No, non ti so dire, io sono la generazione che con Twitch ancora non esisteva, ancora non era nato Twitch, quindi non sono io sono la generazione YouTube. Sono ancora la generazione con gli youtuber, eccetera, che poi si è trasferita tutta su Twitch, ma ormai... Io quindi sarei la generazione novantesimo minuto. Esatto, esattamente. Grazie. Esattamente.
Vabbè, sono dati di fatto, cioè c'è la NASA però vedi, ci hanno dato dei pionieri, quindi mi metto questa medaglia al petto. Siamo dei pionieri di Twitch. Questo va messo agli atti. E tornando seri e tornando sui binari, dicevamo all'inizio, settimana di vigilia dell'inizio del campionato di Serie A di futsal, che aprirà i battenti questo sabato con tante partite interessanti. Mm-hmm. Alcune l'abbiamo citate, ma soprattutto si apre dopo un io futsal mercato non lo riesco a dire ma mercato a 5 sarebbe più carino mercato a 5, però non si capisce però molto. Non si capisce calcetto mercato, no, calcetto mercato, bannano, è bocciatissimo, quindi va bene e confermiamo il futsal mercato per adesso, che è stato, dicevamo, interessante, particolarmente interessante. Si sono mosse sia tante panchine che tanti giocatori interessanti, il caso del Napoli. Assolutamente, ma sono anche i giocatori che riesci a trattenere, quelli che possono fare la differenza, perché comunque fare l'esempio dell'Olympus, trattenere giocatori come Cimaghigno, come Dimà, che l'anno scorso hanno fatto veramente fuoco e fiamme in Serie A2, è tanta tanta roba. In più, se ci aggiungi un mercato importante, questo fa sì che una neopromossa, come abbiamo detto essere il Napoli o come appunto l'Olympus di Roma, possono veramente ambire a posizioni altissime, perché il roster è di assoluto livello, gli allenatori anche, le intenzioni della società sono ottime, quindi sono tutti ingredienti che fanno sì che queste due squadre, tra virgolette, neopromosse, siano delle vere e proprie candidate anche per il titolo finale, come abbiamo detto prima. Quindi un mercato che sicuramente secondo te ha più rafforzato le neopromosse, se vogliamo continuare a definirle così, o ha forse ha un po', mi viene da pensare, un po' livellato il campionato, quando magari invece prima magari c'erano squadre che erano, tra virgolette, sempre le vittime sacrificali, che comunque sapevi di poter non battere agevolmente, perché poi la palla è rotonda, come si dice nel calcio, la palla è rotonda e si parte dallo 0-0, quindi nessuno vince in partenza, però ci sono sempre state squadre che erano un po' più forti, un po' più avvantaggiate, un po' più sulla carta quantomeno, più attrezzate delle altre, mentre invece quest'anno c'è un livellamento generale del campionato che è veramente veramente interessante. E come dicevamo, la prova ce l'abbiamo quando il mister Colini del Pesaro, che è la squadra campione uscente, dice che una neopromossa è una pretendente per il titolo. Lì ti fa capire che comunque vuol dire che il campionato è apertissimo. Qualcosa è successo durante l'estate, sicuramente il campionato ha ancora tanto, tanto da dire. Nel frattempo ci stiamo anche confrontando con bug di Twitch, appunto, se vogliamo rientrare nell'argomento, però questo ormai non fa niente, noi andiamo avanti per la nostra strada, poi tanto ci sarà modo di rivedervi sia su Twitch che su YouTube, il canale atletanews.sport. Potete seguire tutte le nostre produzioni sui nostri canali social, Instagram, Facebook, trovate tutto ovviamente nelle nostre informazioni che vorremmo anche avere da questo campionato, o meglio, abbiamo detto tanto, questo il mercato che ha spostato tanti tanti equilibri anche nelle panchine, no? Dicevamo, Marco, quindi assolutamente allenatori che arrivano anche dall'estero, insomma, nomi importanti.
Sì, c'è cioè, per esempio l'allenatore, il nuovo allenatore del Ciampino spagnolo, Ibanez, che appunto è un ex giocatore che tra l'altro ha alzato la Coppa del Mondo, quindi comunque come si dice, come diciamo noi a Roma, è tanta roba e quindi sicuramente saprà dare una maggiore visibilità, una maggiore, un input anche ai suoi giocatori per appunto spingersi sempre, sempre più in là, perché comunque avere un allenatore di quel calibro che ha fatto quella carriera sicuramente sprona appunto i giocatori a dare il massimo e sempre rimanendo, e adesso lo vediamo passare in primo piano con le immagini, sempre per rimanere a Ciampino, anche l'arrivo di Wilde, che come vi ho detto settimana scorsa, due volte campione del mondo, alza sicuramente il livello sia del campionato che della squadra stessa, ma di tutto il movimento futsal italiano, perché comunque sono giocatori che hanno fatto la storia di questo sport e che possono solo far bene a tutti i ragazzi, a tutte le società, ma credo che da questi personaggi anche gli stessi dirigenti, gli stessi presidenti possano e debbano imparare. Perché sono personaggi che hanno fatto appunto la storia di questo sport e possono solo insegnarci, appunto. E sono anche personaggi che, a parte che notavo che l'allenatore Ibanez, hai detto, è molto giovane anche lui. Cioè, mi sembra un elemento sicuramente positivo che un giocatore, non solo un ex giocatore, non solo del suo livello, ma comunque anche un giovane allenatore, arrivi in Serie A alla guida di una squadra Neopromossa, sì. neopromossa. Cioè neonata, diciamo. Esatto, neopromossa e neonata, ma soprattutto una squadra che si potrebbe definire di provincia, no? Perché se poi andiamo a vedere le altre squadre, Ciampino viene inserita nelle tre squadre di Roma, ma comunque Ciampino è Provincia di Roma. una provincia di Roma, è un piccolo comune alle porte di Roma. E quanto valore può avere, no? Avere nel proprio palazzetto, nel proprio comune, anche per i giovani, una squadra che milita in Serie A, che porta nomi importanti, nomi che hanno fatto la storia di uno sport, e soprattutto poi ti porta Sky, per dirne una. È sicuramente un valore aggiunto sia per lo sport che poi per tutto il contesto, perché poi lo sport è quello, no? È tifo, è socialità, ci deve essere questa cosa qui. No, assolutamente. Poi il futsal è anche un po' uno sport, possiamo dirlo, di provincia, tra virgolette, perché comunque i palazzetti sono sempre un po' dislocati rispetto al centro città e sono comunque. È uno sport che vive anche proprio di questo, di emozione e di vicinanza con il territorio, perché proprio vedere un palazzetto pieno, riempito, che appunto fa il tifo per la propria squadra, è qualcosa di bello da vedere, veramente di impareggiabile, fa veramente al pari con i 60.000 dell'Olimpico, mi viene da dire, perché comunque quando c'è tanto seguito su questi campi, in questi palazzetti, si vede, si sente ed è molto 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 bello. Infatti non vediamo l'ora di vedere queste partite, di vedere anche e soprattutto l'inizio del campionato. Diciamo, Marco ha selezionato quelle che secondo lui potrebbero Certo. essere le partite più interessanti da seguire nella prima giornata di Serie A. Una forse perché rappresenta anche questa novità della Sky Futsal Arena di Salso Maggiore Terme, che poi anche per questo mi ricordavo Reggio Emilia, perché mi sembra che ci sia una collaborazione proprio con la provincia, appunto, e che sarà Pesaro Napoli. Pesaro Napoli, appunto.
da una parte la partita prima di campionato, campione uscente contro neopromossa, dall'altra parte la novità un po' del campo neutro. Sì, che infatti è una novità tutta da vedere, quello che porterà, e sarà anche, per quanto mi riguarda, interessante anche vedere l'affluenza che avrà questo palazzetto intermedio, viene a dire, adesso mi sfugge un altro termine, comunque un palazzetto che non è di nessuna delle due squadre. Pesaro, che tra l'altro è una delle squadre che dobbiamo anche un po' vedere in che condizioni arriverà, perché ha tra le sue fila quattro giocatori reduci da una finale mondiale, quattro argentini che tra l'altro arriveranno anche un po' con questo dispiacere, appunto, della finale mondiale persa contro il Portogallo, come abbiamo detto. Pesaro, che ha fatto una preparazione senza appunto questi giocatori, bisognerà vedere con che testa anche arriveranno, ma ho letto comunque delle dichiarazioni anche un po' sempre fatte un po' così per calmare gli animi, però comunque in cui si dice questi giocatori sono dei fenomeni, sono professionisti, e quindi mi sembra proprio il capitano, ho letto una dichiarazione del capitano del Pesaro: non ho dovuto fare nessun discorso a loro perché sono dei professionisti, gli ho solo detto che si toglieranno delle soddisfazioni qui a Pesaro con noi, alzeremo dei trofei qui a Pesaro, e di non pensare a questo mondiale. Però è indubbio che comunque la preparazione è stata fatta senza di loro, e quindi bisognerà vedere in che condizione arriveranno questi giocatori. Mentre appunto dall'altra parte abbiamo detto il Napoli, bisognerà vedere questa squadra come riuscirà a confrontarsi con la nuova categoria, ma personalmente non ho molti dubbi sul fatto che farà un ottimo campionato la squadra partenopea, perché la rosa è senza dubbio in grado di fare un grandissimo campionato di Serie A dopo aver dominato il campionato di A2 l'anno scorso. Ripeto, non ha neanche pareggiato una partita. Ha vinto tutte le partite, sia di campionato che di coppa, e questa cosa è veramente... Non so quanti, sinceramente, nell'ambito di qualsiasi sport, quanti esempi di questo tipo ci siano stati, perché a me viene in mente l'Arsenal degli invincibili di Wenger, che però non aveva mai perso, ma quantomeno aveva pareggiato qualche partita. Sì, ogni tanto qualche punto lo perdeva per strada. Il Napoli ha fatto un cammino secco di solo vittorie, quindi che poi è quasi quello che ha fatto anche l'Olympus, quindi sono appunto le due neopromosse che vedremo con molta attenzione. Olympus, che era l'altra squadra e l'altra partita che da tenere sotto controllo, esattamente, in cui troviamo un derby romano in panchina, tra l'altro con Angelini, Ciccio Angelini, che abbiamo visto anche nelle immagini del che abbiamo mandato in precedenza, passato appunto da Lido di Ostia al Sandro Abate, che è l'altra squadra che è la squadra che affronterà l'Olympus, che anche lui, dicevamo prima, di un ex campione del mondo con il Ciampino in panchina, Ciccio Angelini è sicuramente campione d'Europa con l'Italia nel 2003, uno dei portieri più forti che quantomeno mi tengo stretto il nostro futsal ha avuto, quindi sicuramente anche lui saprà dare il suo apporto. Tra l'altro è una persona molto, molto competitiva, prima di tutto, anche un po' rude, però nel termine nell'accezione positiva, sicuramente, e quindi saprà dare anche quel pizzico di cattiveria che serve sempre in una competizione, in un campionato. Ricorda un po' un Mazzone. Sì, assolutamente. È una persona che odia perdere, come tutti, però lui in particolar modo, e sì, ha questo atteggiamento molto, molto forte, che però per dei ragazzi che vogliono appunto imparare, vogliono vincere, come credo quelli del Sandro Abate, farà sicuramente tanta strada, e farà fare tanta strada alla sua squadra. Olympus invece, dall'altra parte, che accennavamo anche prima, è una delle poche, se non l'unica, correggimi se sbaglio, delle formazioni di Serie A ad avere
una squadra giovanile, un programma di futsal giovanile. Sicuramente, infatti ho letto sempre delle dichiarazioni del presidente proprio dell'Olympus, che non sono banali per sempre una neopromossa, come dicevamo prima, perché lui ha detto non vogliamo essere una comparsa, cioè una squadra che arriva e poi può riscendere in Serie A2 o addirittura fallire, perché ne abbiamo viste molte nel futsal negli anni, ma vogliamo diventare un punto di riferimento. E come si fa? Puntando anche su un settore giovanile proprio specializzato nel calcio a 5, far venire voglia ai ragazzi del quartiere di giocare a calcio a 5, di sognare di arrivare in prima squadra e di appunto di vincere, di arrivare in Serie A e fare come l'esempio di Eugenio e Achilli, che sono due ragazzi dell'Olympus chiamati in nazionale. Quindi da lì si può partire, come diceva anche il mister, per far sognare i ragazzi per la creazione, per la nascita di quei miti. Esatto, esattamente. Di cui poi i ragazzi hanno bisogno per ispirarsi, per sognare, anche per poter sognare una Serie A. E l'altra partita invece che hai sottolineato, hai voluto evidenziare, è quella tra Ciampino e Catania. Sì, perché prima dicevamo derby romano per in panchina tra Sandro Abate e Olympus, mentre qui invece abbiamo un derby spagnolo in panchina, una partita molto 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 interessante. Vedremo l'esordio di Wilde, cosa porterà, perché adesso parliamo tutto a, come si dice, a bocce ferme, quindi a carte coperte. Vediamo poi effettivamente che apporto potrà dare questo campione a, non solo al Ciampino e alla sua squadra, ma proprio a tutto il movimento futsal. Dall'altra parte abbiamo il Catania, del solito Musumeci, che ogni anno va via e alla fine rimane sempre lì a Catania, e quindi comunque una partita molto 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 interessante. Una partita interessante. Io devo dire che ho visto Wilde all'opera per la prima volta proprio nel palazzetto di Ciampino, in una delle amichevoli precampionato, ovviamente un'amichevole che quindi non può essere messa al pari con una partita ufficiale di un campionato, ma insomma anche in quel contesto il fenomeno è uscito fuori, insomma. Una su tutte, un gol di pallonetto da casa sua praticamente. E col portiere in porta, poi insomma praticamente in porta, quindi un bel colpetto, però ecco, è tutto da vedere poi nelle gare ufficiali. Seguiremo sicuramente il campionato, seguiremo sicuramente il Ciampino Aniene, non per tifo o per vicinanza geografica, ma proprio perché questo è il nostro scopo. Vogliamo raccontare il futsal, vogliamo farlo conoscere, approfondire, vedere anche che cosa c'è dietro le quinte, dietro le porte chiuse dei palazzetti, degli spogliatoi, e quindi non c'è modo migliore di farlo se non seguire da vicino una delle squadre del campionato di Serie A. E devo dire che qualche soddisfazione già ce la stiamo togliendo. Abbiamo intervistato settimana scorsa Alessio Vinci, che è il presidente, anzi era uno dei presidenti, perché poi sennò... perché era il presidente della Cybertel Aniene, la FU Cybertel Aniene, che poi si è fusa con il Real Ciampino Anni Nuovi a creare questa nuova formazione, operazione che poi va detto
rientra secondo me in tutto quel discorso di stabilizzare l'ambiente futsal, quindi andare a creare società che da una parte sanno attrarre tifo e stare sul territorio, dall'altra anche la possibilità di essere stabili, poter affrontare un campionato di Serie A che comunque ha dei costi e essere sostenibili comunque. Essere sostenibili e poter così attrarre a sé campioni del calibro di Wilde, campioni nel carico o allenatori, insomma, blasonati che possano tirare su. L'ultima cosa che volevo sottolineare, proprio parlando del campionato di Serie A, è che rispetto al campionato di Serie A di calcio a 11, se non erro, sono solo 3 le squadre settentrionali. Ok, ce l'abbiamo fatta. E sì, che militano nel campionato maggiore. Esattamente il contrario, esatto, perché in Serie A calcio 11 abbiamo una prevalenza di squadre del nord, mentre invece nel centro-sud appunto ci sono le squadre di Roma, Napoli e qualcuna ancora più giù, però fondamentalmente è monopolio delle grandi del nord, poi sempre queste grandi del nord, grandi così del nord. Mentre invece nel poi futsal, grandi del sud non si dice mai. No, perché quelle che hanno vinto maggiormente sono quelle del nord, quindi si dice sì, le grandi del nord, noi siamo le piccole del sud. Esatto. Noi ci mettiamo anche sì, vabbè, noi centro-sud, comunque, centro-sud, piccole del centro-sud, allora così. Mentre invece appunto dicevi, nel futsal è esattamente l'opposto, ci sono molte più squadre che provengono appunto dal centro-sud, Roma ne ha 3, e quindi già questo fa capire che quelle del centro-nord. Quindi sì, questa è una particolarità, non ti so nemmeno dire sinceramente a cosa sia legata questa polarizzazione, mi viene da dire, verso il centro-sud. No, neanch'io e neanche gli lavori, dici. No, infatti neanche cercavo un motivo valido. Mi veniva in mente di dire che i campi sono al coperto, quindi pure al nord potrebbero giocare al caldo, però dici per non, cambia assolutamente niente. E la cosa interessante invece è vedere appunto squadre di provincia, se vogliamo dire così, o comunque squadre legate a piccoli territori, piccoli comuni. E ad esempio dicevamo Pesaro, che è la squadra campione in carica, la squadra da battere. Pesaro è una città di piccole dimensioni, adesso non so neanche quanti abitanti facciano, però sicuramente non è una delle città più grandi. Siamo nell'ordine d'Italia, delle decine di migliaia. Però ad esempio Pesaro, città che ospiterà un campionato di Champions League, perché poi il 26 di ottobre inizia la Champions League. Pesaro è l'unica italiana formazione italiana partecipante, avendo vinto il campionato scorso. Esatto, e ospiterà tutte le partite del proprio girone a Pesaro. Questa è sicuramente un valore aggiunto, sia per la squadra, che ovviamente inutile a dirsi va a affrontare la Champions League, ma anche per la città stessa, per il tessuto sociale e sportivo della città, che porta a sé una Champions League. Poi Pesaro è magari più abituata per altri contesti sportivi, penso al basket, ma penso anche la pallavolo. Però anche il futsal, che porta la Champions League quest'anno a Pesaro, speriamo nei prossimi anni anche in altri piccoli centri, è comunque un valore aggiunto per la squadra. Certamente, ma come dicevi giustamente, anche per tutto quello che c'è dietro, per la città, perché poi questo può favorire il
turismo, comunque l'investimento da parte del comune per le strutture per quanto riguarda il futsal, perché uno dei problemi del futsal è che non ci sono palazzetti. Questo è uno dei problemi che abbiamo riscontrato maggiormente parlando con allenatori, presidenti, eccetera. Mancano delle strutture proprio, e quindi il fatto che la Champions League, un campionato così importante, un torneo così importante, arrivi in Italia, arrivi a Pesaro, ci fa ben sperare per quanto riguarda anche le infrastrutture. Usiamo questo termine, infrastrutture, perché ne abbiamo veramente bisogno. Ne ha bisogno il futsal, e sicuramente ne avrà bisogno, speriamo, di più man mano che andremo avanti. E come ci diceva Mister Bellarte, il CT della nazionale italiana di futsal, fa bene a tutto l'ambiente, perché poi se non c'è il palazzetto, se non c'è la società che alimenta un settore giovanile, perché un giovane, un bambino dovrebbe andare a interessarsi, a appassionarsi al futsal, a voler andare in una scuola futsal anziché sognare appunto San Siro o l'Olimpico? Ecco, magari da oggi qualcuno inizierà a sognare il palazzetto di Salso Maggiore. Esatto, il palazzetto di Salso Maggiore, stavo per dire. Va bene, a che punto siamo arrivati? Più o meno alla fine? Sì. Abbiamo detto quasi tutto. Quanto pare. Abbiamo detto quasi tutto, e a noi non ci resta che aspettare quindi il weekend. Vedremo che cosa succederà, vedremo come inizierà il campionato di Serie A di futsal, e soprattutto vedremo questa novità. No, soprattutto no. Anche vedremo questa novità della... Perché poi alla fine l'importante è il campo. Va bene tutto il contorno, Sky, bene, eccetera, però alla fine è il campo. Quello... Conta il campo e conta il risultato. E, prima dei saluti, io vi ricordo, lasciate... ogni speranza o voi che entrate. No, le speranze ce le abbiamo tutte e ce le teniamo tutte per noi. Lasciate un follow al canale Twitch di Atleta TV per essere sempre aggiornati e informati sulle novità e sulle nostre dirette. Le accennavo prima, vado a ricordarle velocemente: domani Atletalk, giovedì sera, quindi con me e Martina Procaccini per le interviste, per tutte le news e gli approfondimenti della settimana. Venerdì mattina ore 11, non perdetevi assolutamente lo speciale dei World 2021 di Studio League, perché sono iniziati i campionati mondiali anche per quanto riguarda League of Legends, e ovviamente noi non potevamo tenere incatenati Vischio, Deugemo e Revilvage tutto il giorno prima di parlarvi dei mondiali. Quindi di mattina alle 11 non perdetevi, mi raccomando, perché poi all'interno di Studio League, come al solito, interviste, tante novità, tante cose da scoprire. Non posso lasciare fuori ovviamente l'appuntamento del lunedì mattina, invece un'altra grande novità di Atleta TV, un format che sta riscuotendo tantissimi successi, MMA Lunch, con Roberto e Augusto, due grandissimi esperti del panorama delle MMA italiane, internazionali, di tutte le varie promotion. Anche loro avranno tantissimi ospiti, fighter italiani, internazionali, insomma ne vedremo anche là delle belle, bellissime. Ovviamente mercoledì prossimo ore 19 Futsal Arena con Giulio Gezzi, Marco Dicola. Grazie Marco, intanto. Grazie a te e grazie a tutti. Grazie quindi in fondo a Mattia Mingione alla regia, Nicolò Masini il nostro produttore, Vischio dall'altra parte a moderare la chat, anche se oggi l'abbiamo visto poco, ma colpa di Twitch, non certo del buon Vischio. Io da parte nostra è ovviamente tutto, non mi resta altro che chiedere a Mattia di chiudere tutto. Ciao ragazzi! Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale.
Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!